Però volevo dirvi che quando noi siamo stati molto bravi, ci siamo allenati 2 volte a settimana, perciò quando riparti e ti rimetti un poco in forma hai voglia di fare qualcosa in più. Gruppi di cammino sono per tutti, per tutta la popolazione e questo dobbiamo ribadire, e in diversi comuni che partecipa a questo progetto. WISP invece ha a disposizione dei conduttori. Io invece sono anche in vista oggi come istruttore di wellness walking. Quando si allena un po', poi si ha voglia di fare qualcosa in più, dove impariamo di camminare in modo veloce, trasformiamo un semplice cammino in una disciplina, cerchiamo di migliorare la nostra alimentazione per stare e sentirsi meglio. Io spero che questa settimana che promuoviamo gruppi di cammino e cammino per tutti si aggiunge più possibile persone ai nostri incontri che durano tuttora e nel tutto giugno. Però oggi volevo fare una presentazione speciale. Siamo su un percorso che si chiama Sentiero della Sentiero Salvia. della Salvia, grazie, mi sono Bike. emozionata e io sono fortunata perché oggi ho 2 rappresentanti del proprio, addirittura 3 rappresentanti proprio che sono, diciamo, un po' col nostro anche esempio perché hanno il cammino proprio nell'indole e stanno meravigliosamente bene e promuovono questo percorso perché fa parte del Cammino della Via Flavia. cammino della Via Flavia. Grazie. Vi presento Cristina e anche Vivi, Vivi Via. mio orgoglio e poi Fabia. Loro aiutano proprio, loro stesse hanno partecipato insieme, hanno pitturato tutte le transenne, tutte le segnalazioni, così tutti che vengono possono venire a camminare su questo bellissimo percorso dove si vede il mare. Più in là vediamo anche altre vedute che sono bellissime, arriviamo fino a Ricordiamo che questo percorso appunto si chiama Salvia perché lungo il percorso si sente il profumo della la salvia, no? salvia, ne Ed è una tantissima, cosa originale, solo qua, no? tanta, Quindi tanta, se tanta. volete dovete venire qua in queste zone vista mare. È stato inverno perché è sempre protetto. Sì. Ah, Quando è sempre qui inverno, non non si c'è sente mai la bora. Non si sente la bora. Qui si Nel cammina bene freddo nella d'inverno. bora. Si batte il sole sempre quando Sì, c'è. La vivi? spettacolare. Perché cos'è il cammino? Per me il cammino è vita, è respiro. Per te? Per me il Cristina? cammino è gioia. Fabio? Vita, gioia, felicità, energia, è tutto. Guardate come ben che stanno, L'età non ve la diciamo, ma ne No. abbiamo parecchio. No, 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 no. Allora, niente, sono tutte belle giovani ragazze. Sì, giovane ragazze. Venite, Quindi, cammino qui. toglie gli Pensamenti anni. giovani. Cammino toglie gli anni. Fernanda. Guarda, guarda. Quindi il movimento come stile di vita, perché alla fine porta al benessere, principalmente ci si asciuga, no? Non è detto che si scenda di peso, ma Si comunque sta bene principalmente e si sta mentalmente. bene mentalmente, quindi aiuta nel Se la mente tempo, sta bene, il corpo automaticamente si mentalmente. migliora, Se no? voi cammini in compagnia, garantisco, c'è Col un salto. sorriso, C'è un sì. salto. Vai Ecco. oltre. Quindi Vai oltre. è un mix di 3 cose, no, Damiana? Quindi Esatto, wellness esatto. walking. Walking è cammino come attività sportiva. Dopo c'è anche mentalmente la positività, fare qualche esercizio che dobbiamo Sì. fare, cioè Camminare a piedi nudi. camminare a piedi nudi per rinforzare Respirare. tutte le nostre muscolature, i piedi e così via. Respiro. Respiro, abbiamo un Buona migliorato Importante. alimentazione. E poi nella camminata sportiva, quindi che tu sei istruttrice consulente del CONI, camminata sportiva c'è importante che è il movimento delle braccia, che spesso ci Esatto. dimentichiamo, no? Esatto, perché si spinge proprio per trovare la velocità giusta, perché è importante camminare a una certa Ecco. Adesso velocità. vedremo lungo il percorso, no? Perché abbiamo anche persone nuove la prima volta, però vedremo Esatto. praticamente anche il gesto che, se memorizzato bene, porta comunque a dei risultati automatici che sembra incredibile spesso, che basta poco per cambiare proprio le nostre abitudini, no? Esatto. Quindi adesso quanti chilometri ci sono a questo percorso? Intorno a 7 chilometri.